Il valore incancellabile della memoria. Con queste parole il capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto omaggiare le 88 vittime accertate della strage nazista di Acerra, ed è proprio qui nel castello baronale che ha voluto celebrare la festività del 25 aprile. La rappresaglia criminale che colpì questa città a pochi giorni dalle quattro giornate di Napoli non fu l'unica strage, ma purtroppo per numero di vittime la più grave della Campania, quasi 90 morti. Diciamo convintamente, vive la libertà ovunque, particolarmente dove viene minacciata o conculcata. Viva la Resistenza, viva il 25 aprile, viva la Repubblica. Ad accogliere il Presidente della Repubblica, una folla festante che ha voluto rendere omaggio al Capo dello Stato. L'emozione per questo personaggio che è venuto qua è una cosa grande per noi, è la prima volta e ci fa molto piacere. 77 anni, molto. Mi fa molto piacere che arriva. La prima volta che vede il Presidente di persona, anche se da lontano. Di persona sì, è la prima volta. Siamo qui onorati della presenza del Presidente della Repubblica e ci fa tantissimo piacere, anche perché sono i giovani che devono coltivare questi valori, altrimenti vengono dimenticati, siamo nella nuova generazione.